Questa sera il nostro argomento principale sarà il Palermo. Quindi non potevamo non chiamare un grande esperto di Palermo, Pietro Adragna, nonché Pietrone degli amici. Buonasera, buonasera. E anche il dirigente del Fusso Palermo. Infatti la sua faccia non mi è nuova. Non ci conosciamo. In qualche modo. Ciccio Veneoto, ex calciatore di Palermo. Uno dei piccioni di Palermo. E poi abbiamo il grande mister della Panormus, Peppe Cintura, e i ragazzi della Panormus qua a Panormus. E allora, iniziamo a parlare di Palermo. Scusa Claudio, sì, prego. Non è vero che ci sono solo questi ospiti, perché come ogni settimana ho portato altri due grandi ospiti. Uno è il grande calciatore del Manchester United, il grande Paul Pogba. Ciao Paul, come stai? Bene. E poi un grande ritorno qui, l'allenatore del Bologna che ha vinto a San Siro contro l'Inter, il grande Sinisa Majalovic. Ciao Sinisa, come stai? Come essere l'arbitore? Facciamo un applauso a questi ospiti. Se non dice questa cosa, mi settimana per la settimana. Allora, dietro, parliamo di Palermo, veniamo da una grande vittoria fuori casa. Siamo secondi in classifica, però c'è una situazione un po' particolare. Particolare, caro Claudio. Intanto noto una vaga somiglianza tra te e Mihajlovic, che diciamo, andiamo, non è male. Sul Palermo, le battute fa correre. Solo lui le deve fare, però obiettivamente io l'avrei sottolineata questa cosa. Sul Palermo, il Palermo, ahimè, l'aspetto sportivo, Claudio, passa in secondo piano per adesso. Ci sono altre vicende che... ai noi rubano tempo al nostro sonno. Aspettiamo che arrivi questa imbarcata di denari che eviterà di avere 4 punti di penalizzazione prima di sabato, perché parliamoci chiaro, in assenza di questo probabilmente la partita di sabato stesso avrà un diverso interesse. La prima partita è quella di riuscire a trovare i soldi che consentono di pagare, credo che siano 5 milioni e 8, qualcosa del genere, che debbono essere. Quanti sono? 5 milioni e 8, aspetta un minuto, aspetta, 5 milioni e 8. Vediamo che potremmo fare. Se sono in lire qualcosa si può fare, cioè io... no, 5... ma secondo me occhio e croce, manco se sono in lire ci arrivavamo. Ma comunque, se dovessero arrivare questi 5 milioni e 8, si eviterebbe che la Covisoc sanzionasse il Palermo per inadempienza, cioè, e se ho capito bene sono 4 punti di penalizzazione da 2 a 4. Nel caso specifico credo che siano 4 e la classifica ne risentirebbe. 4 punti perché noi siamo per ora siamo secondi a 41 punti, Brescia a 42, Benevento a 36, ma ha una punta di meno. Poi sabato, questo poi sarai bravo tu a creare l'entusiasmo che serve per riempire lo stadio. Sabato c'è una partita importantissima, quindi sarebbe veramente un peccato. Venerdì sera. Avete ragione, venerdì. Così diamo l'impulso, li superiamo, arriviamo a 44, poi ci hanno i 4 punti di penalizzazione e non abbiamo fatto niente. Non è cambiato punto. Però almeno venerdì diamo un bel... Oppure facciamo così, facciamo 35.000 spettatori, facciamo 5 milioni e 8 di incasso, e abbiamo risolto il problema. Certo. Ma dico, secondo se voi... può servire, non è un'idea... Sì, ma per fare 5 milioni e mezzo in cassa, ma a pagare la guida perché è 150 euro, non lo so se conti. Se ogni settimana lo stadio si riempie, con gli incassi riusciremmo quantomeno a, tra virgolette, salvare la faccia. Secondo me sì, se fanno pagare il biglietto 100 euro sì. Però dai, 100 se ogni euro. Settimana 38.000 vaganti sarebbe un incasso. Dipende quanto fai pagare. Sempre 10 euro credo che sia la curva. Tanto di abbonati 20 euro incriminate a 30 euro la tribuna, quindi se riempiamo lo stadio tanti a partire scherzi circa... con i tempi che sono stati questi piccioli non so perché ho la sensazione che non finirebbero esattamente nelle casse. No, tutti i soldi che ultimamente sono entrati nelle casse del Palermo a vario titolo sono in qualche modo evaporati. Ricordo i soldi di Pastore, io ricordo quelle cose Pastore, ragazzi. Tale Aghi Gegarrai pagato 7 milioni di euro, ma ora dico, non ti giuro, Aghi Gegarrai è che è un giocatore, te lo giuro, c'era un giocatore che il Palermo ha preso, lo so che stupisce tutti, ma io me lo ricordo, ci metto la mano sul fuoco. L'anno dopo che il Palermo, l'anno dopo la Coppa, fu venduto Pastore a 42 milioni. Questi 42 milioni sparirono facendo il giro del mondo, naturalmente, Seychelles, Panama e tutte cose, accattando Lores Varela, che ora manco gioca nella Serie D,
6 milioni. A Giga Garrai lo pagarono 7 milioni. Mai sentito, questa è la prima volta. Fidati, tra l'altro era terzino destro. Tra l'altro era terzino destro, tu credo che giocassi ancora, forse avevi 38 anni ed eri non suo padre, e dico, stavi a fare tempo di panchina. E noi abbiamo, quindi quando la gestione, poi perché obiettivamente fuori dagli scherzi, fino alla finale di Coppa Italia, Zamparini è stato il miglior presidente che si potesse sperare di avere. Un imprenditore, un competente di calcio, veramente è quello che abbiamo visto. Ecco, ci sono un prima e un dopo dell'era Zamparini. Fino a quel momento probabilmente ci sarebbe da buttare giù la statua di Ruggero VII a Piazza Politeama e mettere quella di Zamparini. Dalla Coppa Italia in avanti, i piccioni non fanno molta differenza. Ora per esempio, bravo, perché ora i piccioni invece ci sarebbero benissimo sopra Zamparini. Da quel momento in avanti non so che cosa è successo, certamente la sua crisi finanziaria, ma è stato un continuo di operazioni che, insomma, chiunque abbia un minimo di naso capisce che cosa siano state. Una domanda ve la faccio a tutti voi: domani, non dico oggi, domani questo Palermo di chi è? Il proprietario chi è? Secondo me Zamparini ancora. Zamparini sarà fino alla fine presidente, perché non lo lascerà mai. E lui, vedendo la classifica, il Palermo per ora è promosso, lui non lo lascerà mai, lui è il Palermo, secondo quindi me. Quindi questa manovra in lui aspetta, pagherà i stipendi, perché Palermo giocherà venerdì, giocherà la prossima, secondo me arriveremo a maggio. Poi, vedendo la classifica, Zamparini poi deciderà. Quindi, se il Palermo va in non Serie A... Non la dà Zamparini. Dico, se il Palermo va in Serie A, tu pensi che tornerà Zamparini di nuovamente tornerà, lo prende il Palermo, ufficiale del Palermo. Sì, dico, me. Ma oggi chi è il proprietario? Cioè oggi il Palermo è stato venduto agli inglesi. Tecnicamente un fondo di investimento in questo momento, da quel poco che si riesce a capire, non è nemmeno più sotto il controllo inglese. Parla come titolare di diritto di proprietà questo tale Emanuele Facile, un signore dall'accento meneghino che, insomma, non si capisce bene da dove sia spuntato. Tra l'altro si può contattare molto bene il sito facile.it, che è questo è bello, questo è bello, questo è stato bello, no, bello. Ci ha rifatto anche uno stacchetto. Vabbè, dico, scusate, quindi il proprietario attualmente non si capisce. Ci possono fare congetture, perché poi il proprietario è l'operazione è comprare le quote di Zamparini a 10 euro accollandosi i debiti, che tra l'altro erano le quote di una società di Zamparini che aveva comprato il marchio del Palermo. Delle cose che, se non hai competenze di finanza vera, probabilmente non puoi capire fino in fondo. Solo con un po' di naso puoi capire che chiaramente c'è dietro tutta una costruzione di scatole cinesi che andrà a smontare. Anche per questo io non sono molto fiducioso come Ciccio che le cose possano risolversi così facilmente, perché quando devi versare dei soldi e l'origine deve essere chiara, in questo contesto di confusione, fossi io, un euro ci mettessi manco sotto minaccia di pistola, sinceramente. Ma Zamparini l'ha guadagnato. Ma Zamparini tecnicamente ora non è il proprietario del Palermo, quindi non ha nessun nemmeno diritto, nessun motivo giuridico di immettere dei fondi in una società di cui non è proprietario. No, di nessun tipo. I soldi li dovrebbe mettere chi è proprietario del Palermo, che è questo fondo di investimenti, che ha un capitale sociale di 100 sterline. Onestamente a 100 sterline io ci arrivo, mi potevo accattare pure io. Ciccio, tu che hai giocato nel Palermo, tu che conosci l'ambiente Palermo Calcio, l'appello che ha fatto Bellucci a fine partita la scorsa settimana, secondo te, che lui ha detto noi siamo soli in questo momento, c'è soltanto il tecnico Stellone e Foschi che sono con noi, per il resto non vediamo nessuno. Ma lui si riferiva alla partita contro il Foggia, giustamente loro hanno dato l'anima in quella partita, poi è finita 0-0, però ha detto parole sante. Veramente sono soli, perché la gente li fischia, cioè che poi c'erano 3.000 spettatori, dico, perché Palermo quella partita la doveva vincere, però come si è messa anche la poteva perdere, però ha dato l'anima e giustamente non si fischia giocatori che sono soli, perché noi da qua vogliamo vincere i tifosi, però non sappiamo quello che c'è dentro. Ma dico, soli, io non ho capito questo. Soli, lui intendeva che c'è un vuoto a livello societario. Che, ma secondo me sono soli, perché c'hanno solo Foschi e Stelloni.
durante la settimana non si vede magari nessuno, è incoraggiarli, e ci sono sempre quelle due persone, l'allenatore e il direttore. Sono solo poi giocano le partite, sono state essere in vuoto, li fischiano anche. Dico io pure alla gente, dicono nel Palermo. L'appello penso dico, sia andato a buon fine, perché sì, poi quando li hanno accolti dal rientro dell'ultima trasferta. È vero. Sì, però Peppe, alla fine sono sempre i soliti, diciamo, ultra, quelli fedelissimi che sono sempre allo stadio. Ed è sbagliato, dico, perché dico il Palermo. Palermo è dei palermitani, un giorno Zamparini lascerà il Palermo. Dico, il Palermo rimane qua, la città Palermo, dico, la squadra deve rimanere. Io secondo me è giusto andare allo stadio, non pensare ancora a Zamparini. Come diceva, lo dobbiamo ringraziare, ci ha fatto vedere il bel calcio. Però adesso, dico, si mette da parte, dico, la squadra se la prende, oppure in Serie D, andiamo in Serie D, cominciamo a Serie D come il Bari, vabbè, siamo d'accordo. Però, io spero di no questo. Io spero di no, però se dobbiamo ricominciare la Serie D, cominciamo la Serie D, però ricominciamo tutto da capo. Dico, io ricordo il Palermo quando tornò in Serie C dopo tanti anni. Io ricordo il Palermo Olimpia. Palermo Olimpia, c'era, giocava i cantieri navali. Dico, ma no, dico, quando il Palermo tornò in Serie C tornò alla favorita soprattutto, perché per un periodo giocò a Trapani, iniziò il Palermo di Arcolei, il Palermo dei Picciotti, mi ricordo lo stadio sempre pieno, stiamo parlando di un campionato là minore, no, la Serie C2 forse credo che iniziò. Ma allora no? C'era io, no, mi ricordo che c'era la Palermo Olimpia, che prima giocava, è stata eliminata, la Palermo Olimpia giocava qui i cantieri navali, penso c'erano l'anno della radiazione, sì, c'era, sì, e poi con Caravano mi sembra andato con, c'era Dester, Dester, se non mi sbaglio. Dico, ricominciare, speriamo di no, però come mai secondo voi la gente non ama più questa squadra? Ma non si tratta di una malattia, di grandi tifosi. Allora ce l'hanno con Zamparini, non è che una mala maglia del Palermo. Non è nemmeno una questione di categoria, sì, è una questione di appartenenza. Bisogna sostenerli, quindi anche se io ho litigato con mia moglie, che fa? Ai miei figli. È giusto, sì, ragazzi, sì. È verissimo, questo fuori discussione, ma quando non esiste un'idea di progetto, paradossalmente il Palermo di Ciccio Galeotto, di Giancarlo Ferrara, qua c'è un suo figlio, scusa, un possibile replay. La foto. Un possibile replay. Tra il pupo. Sì, hai i capelli con la sua. Uguale. Sì, esatto. Sì, sì. Quel Palermo. Che sfortuna. Era gestito. Siamo in attesa dei piedi del padre. No, speriamo migliore. Quel Palermo era di una proprietà veramente di persone senza una lira, proprio c'era niente, andava, niente. Io ricordo che andava, non voglio essere scortese, ma andava la figlia ai botteghini, cioè c'erano delle cose, la figlia, la moglie, la cognata, modeste dal punto di vista organizzativo, però c'era un'identità, c'era una squadra costruita che si sapeva che se andiamo avanti quei un fondi progetto. Vengono reinvestiti, c'era nella sua modestia un progetto, l'assenza della progettualità in chi tifa una squadra di calcio, che è sentimento, perché poi finanze, cose eccetera, ma tutto è mosso dalla passione dei tifosi. Se tu gli devi la poesia al calcio, l'idea di un domani e di un qualche cosa, sai che non ci può essere attaccamento perché il giocatore lo vendi dopo, finisce tutto, tutto è effimero e tutto è fine a se stesso. Sai, Zamparini in questi anni è stato un po' infingardo. Lo sapevo che diciamo questa cosa. Vabbè, cercate voi nel vocabolario infingardo che significa. Vabbè, io l'ho cercato. Vabbè, speriamo allora bene. Speriamo soprattutto, io vorrei dire una cosa. Speriamo che venerdì questo scontro diretto contro il Brescia possiamo prendere la testa della classifica. Quantomeno i palermitani tornino allo stadio. Perché... Io l'ho disertato, torno. Quindi faccio proselitismo. Faccio proselitismo, tutti allo stadio, ragazzi. Venerdì sera, femmine, cose, tanto San Valentino giovedì. Venerdì sera la macchina tutta allo stadio. Venerdì sera diamo un contributo alla fidanzata. Giovedì e venerdì diamo un contributo. Un pochino più probabile perché lui delle funzionerà. Il ragazzo, certo, diciamo, è limitato, insomma, hai ragione, hai ragione. Cioè, se dici Mellifo, Mellifo non me l'ero sparato, Mellifo ancora non me l'ero sparato. Però, ora, visto che abbiamo parlato di certe cose importanti e cose varie, veniamo da una settimana che c'è stato il Festival di Sanremo. Per Bacco. Giusto? Qua mi sa che faccio scena. Ha vinto un ragazzo italiano di papà egiziano, ci sono state mille polemiche. Volevo farvi una domanda. Ma se gioca nel Palermo un egiziano, che ogni settimana fa...
3 gol a partita. Io penso che tutte queste polemiche non ci sono, no? Assolutamente. Assolutamente. Magari. Perché nel calcio, diciamo, gli stranieri sono accolti così bene e nel mondo della musica no? Ah, questo non lo so, non me ne ho potuto capire. Nel calcio ne abbiamo anzi, troppi. Dico, perché troppi. A Festival di Sanremo non poteva vincere questo. Io ho visto dei post su Facebook veramente ridicoli. Ma ti posso dire, non l'ho visto Sanremo e non lo vedo. Ho visto solo la classifica e mi dispiace che Nino D'Angelo 24esimo. Nino D'Angelo, uno stacco sul Nino D'Angelo. Nenuzzo e Nenuzzo. Diciamo, Ciccio, Nino D'Angelo nel cuore. Allora, Corrado, tu che sei un grande esperto invece di musica, ci fai in un minuto tutto il meglio della musica italiana? In un minuto? In un minuto. Ci vorrebbero 2 ore. Fai in un minuto tutto il meglio della musica italiana. Tutto il meglio. Tutto il meglio. Proviamo. Provaci. Grazie dei fiori rosa per di pesco. C'è lì tu che sei nata, dove c'è sempre il sole di oro. Sta pronti, anche che sei unica al mondo. Non sei fermato nel momento, Dio. Lo vedi solo. Calcio minore, tra virgolette calcio minore, perché parliamo dell'eccellenza, Pietro è un dirigente del CUS Palermo, per ora siamo, diciamo, come si vuol dire a Palermo, muro con muro con ospedale, anche siamo, Claudio, anche, siamo ma, anche fortunatissimi. Tra di noi teniamoci forte, ci vediamo sabato. Abbiamo pure 17 punti che non è che porto. Io ho mio figlio ad Alcamo, Dio, ci vediamo sabato. Ah, perché tu vieni a gufare, maledetto. No. Vabbè, vieni a tifare tuo figlio, ma sembra una gufata per dico, me. A fine trasmissione possiamo sì, parlare. Sì, ma allora io pago il biglietto. Ah, sì, dicendo, sì, a fine trasmissione possiamo parlare 2 minuti. Ah, infatti, sì, no. Sì. Ci parliamo 2 minuti con Ciccio. Anzi, sì, parliamo un attimo, vediamo un pochettino. E allora, il Licata ha preso il volo, Canicattì ha vinto la Coppa. L'ho visto ieri, Alcamo Canicattì, che vedo tutte le partite dell'Alcamo. Alcamo Canicattì, il Canicattì ieri ha vinto 1-0. 1-0, meritatamente. Vittoria, diciamo... Com'è risicata, com'è stata risicata la partita? No, no, bene, è stata una bella partita perché ha meritato la vittoria, ha avuto tante occasioni, è stata veramente una bella partita, vittoria meritata. Vittoria meritata del Canicattì. Sì. Ieri invece il CUS Palermo 1-0 fino al 95esimo e 20 secondi. Al 95 e 25 secondi, 5 minuti di recupero. Ma che gol avete preso? 5 minuti di recupero, sostituzione 30 secondi oltre 50esimi e 25, pigliamo il calcio. Il mister ha fatto una sostituzione. Il mister ha fatto una sostituzione, città una croce addosso al mister e fa no, la sostituzione. No, no, dico. Ci sta, in teoria per prendere tempo. Poi se noi abbiamo pure dei fenomeni, tu fai la sostituzione per perdere tempo e chi lo corre? Ah, ecco, il tarsi una banderina e fare squagliare un minuto e mezzo, chi lo corre? No, 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 non è una accusa. No, così lo sei, vabbè, che non è la mia proposito di ragazzi stranieri, magari non mi capisce nemmeno. Dico, non è una accusa, dico, ma come mai avete preso? Corrado come ha reagito? Ah, ma con la consueta moderazione, no, penso che è il savoir faire che lo contraddistingue. Tranquillo, sì, 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 sì. Anche no, perché guarda, una alla fine. Sì, una alla fine. Claudio, un savoir faire, un self control, sì, sì, incredibile. Sì, sì. Al solito. Mi sei voluto ieri era lo stile, la classe, l'eleganza, lo stile. Sì, 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 davvero. Ieri abbiamo... E abbiamo preso questo collettivo che ci mette un po' in difficoltà anche perché... Vabbè, la classifica non è male. Però un sabato comincia adesso. La classifica non è male, si rischia di non fare i playoff. No, non è male, dai. Dico, si rischia di non fare i playoff. Ma che fa spot, però... perché attacchiamo sul Kaiserbuono, no, se no. Non ti preoccupare, ora ci arriviamo. Ah, vabbè. Ora ci arriviamo. La classifica non è male per il CUS Palermo, ma... Ciccio Galeotto anche quest'anno ha allenato il Castelbuono. Guardate dov'è in il Castelbuono. Posizione. Gli fate un applauso a Ciccio Galeotto che ha allenato il Castelbuono. Per quanto tempo però devi dire una partita. Per quanto tempo sei stato a Castelbuono? Una partita. È stato preso dal Castelbuono. E poi è stato esonerato dal Castelbuono. No. Ho fatto una partita in casa contro il Pro Favara.
Avevamo perso 2-1 mi sembra in casa e poi ho mollato perché ho avuto discussione col capitano del Castelbuono. Non potevo andare avanti se io cioè io avevo un programma e lui ne aveva un altro, non la società. Dico, aveva un altro, lui ne aveva un altro. A posto di, cioè, la società prende un allenatore e a posto di seguire l'allenatore ci sono dei giocatori che sono talmente leader all'interno della squadra che comandano i giocatori. Ma non può succedere, specialmente in queste squadre. Ma infatti succede, ma io non lo volevo fare. Finché che alleno io, devo comandare io. Perché non ha senso allenare, giusto? Anche perché la classifica sta parlando chiaro. Chiaro, capito? Anche non è che dice la classifica, messa qua, se sbaglio mi correggo. Scusa, se io dico devo fare una formazione, ne posso fare un'altra. Ah, addirittura volevano cambiare anche la formazione. No, non è una cosa però inusuale, perché generalmente magari il presidente, la società, i dirigenti a influire, cioè inserirsi nel lavoro del mister, invece i calciatori no, ma io... No, è una situazione non bella, infatti è a 6 punti. Allora, io e Pietro ne abbiamo visti in questi ultimi anni dove alcuni giocatori pretendono di prendere le decisioni insieme al mister, di decidere la formazione, decidere l'under, chi deve giocare. In eccellenza sì, è una vergogna perché ci vuole potere, perché non si può, se devi fare allenatore devi fare allenatore, perché durante la settimana non posso venire i grandi o i piccoli. Mister, ma perché domenica non metti Tizio e Caio? Secondo me non ha senso. Ma secondo voi il problema reale qual è? Secondo me ci sono troppi soldi che danno ai giocatori. In eccellenza sì. Secondo me ci sono giocatori strapagati che poi si permettono... Ah, forse nel CUS, magari. Nel CUS questo tra virgolette problema non l'abbiamo. CUS ha sempre figlio. Però il CUS all'inizio ero un dirigente del d'Alcamo e l'abbiamo eliminato in Coppa Italia. Sì, non lo ricordo. Ma simpatico che l'ha fatto. Ti ricordo che abbiamo giocato con la Juniors. No. Sì, il ritorno l'abbiamo giocato con la Juniors. Il ritorno, ma c'è l'andata prima. Io ce l'avevo andata, io ritorno non c'è. Ah, ritorno già non c'è. Ma cosa che fa? Apparizione quest'anno. Simpatico. Mi divertiva di più quando segnava al Vicenza. Ma scusa, ma tu nel Palermo, quando giocavi nel Palermo, hai fatto qualche gol? L'hai fatto? Ma che scherzi. Quanti anni hai fatto nel Palermo? Sì. Io 2 anni. 2 anni, almeno penso che una 30 di gol, 2 anni l'hai fatti, no? 32. Cioè, se tu fai come Giancarlo. 32. Come Giancarlo Ferrara, penso che una 30 di gol l'hai fatto. 32. Ah, 32. Ma dico, il gol di Ciccio l'abbiamo, lo vediamo questo con Vicenza. Piego, questo già sei esultato. Già sei esultato. Un po' indietro possiamo andare, già esulta. Ah, no, no. Si leva la maglia perché ancora non c'era l'ammunizione. Si leva la maglia. No, che appena fai c'era anch'io. Lo stadio non c'era nessuno. Questo è un ottavo di finale di Coppa Italia, sì, col Vicenza. Si giocava in partita unica. Guardate qua, ora esce fuori, tira una mina all'incrocio dei pali. Cioè, io ero a secondo anno. Io penso che non l'hai fatta apposta. Penso che hai sbagliato. Era il tiro del... Chi era? Di mercoledì? Il tiro del mercoledì, cioè il tiro della domenica. Il tiro del mercoledì. Mancavano 3 minuti. Sì, era pieno. Verso fine partita. Di porta antistante, stadio pieno. Io ero secondo anello di curva sud. Ricordo che per la vibrazione, per il boato del pubblico, ho avuto la sensazione di sì, ma... Del terremoto. Ma nemmeno del terrorista, ma cazzo, stiamo crollando. Ah, anche perché c'è come sai, l'impiantistica palermitana, diciamo, non spicca sì, per sì. efficienza. Non è vero? Dichiaro. E quindi vabbè, allora ritorniamo a parlare. Comunque sai che cosa pensavo di Ciccio? Che ha giocato molti anni fuori al nord, a Treviso, a Genova, e ha preso proprio questo accento nordico. Ha perso completamente l'accento palermitano. C'hai fatto caso? Non completamente. 10 anni ho fatto 5 a Treviso e... Si sente, è Veneto. Soprattutto un accento questa sbiascicata veneta, la sentite? Si sente, si percepisce. No, non l'ha perso l'accento. Vabbè, comunque, Ciccio ci sta dicendo che è la nostra croce. Sì. Che sabato ci siamo tutti, allora. Sabato prossimo saremo tutti seduti accanto in tribuna. Io normalmente 5 euro il biglietto. Che te dici? No, guarda, allora. Un cinema a crediti, Galeotto. A pago biglietto. Io ho pagato pure cani gatti. Ho pagato Alcamo Castelbuono. Sabato Alcamo Castelbuono, ho pagato 8 euro di biglietto. Alcamo Castelbuono. 8 euro di biglietto. Domenico ho pagato 5 euro di biglietto. Alcamo Castelbuono 8 euro. Dico la verità, 8 euro. Alcamo Castelbuono 8 euro. Ma che faccio il biglietto 8 euro sabato? No, sabato 10 abbiamo detto. Eh?
sabato viene 10. Se dare un contributo ai ragazzi, è giusto che uno paga 5-7 che ti cambia, la vita il 5 euro. Però io ho notato una cosa. Io devo chiamare a lui per 5 euro, mi vergogno. Io ho notato una cosa. Magari fossero tutte come Mattia. Quando Ciccio giocava nel Palermo, la cosa stupenda di Ciccio era il cambio, il taglio di capelli diverso che aveva. Sì. Ah, vero? Vabbè, ma i capelli sono come i soldi, vanno vengono. Bei capelli. Va bene, allora parliamo passiamo alla promozione. Ancora non è arrivato, però tra poco arriverà. In promozione invece quest'anno c'è grandi... Passiamo in promozione, detto noi, non è augurioso. Diciamo, andiamo a guardare il campionato. Andiamo a guardare il campionato. Che è caduta le amici, passiamo in promozione anche no. Vabbè, passiamo in promozione. Qui per me c'è una tortellata. E allora ragazzi, devo darvi una notizia bruttissima. Il Castel Termini. Vabbè, il Castel Termini domenica, Castel Termini domenica ha perso 2-1 contro Don Carlo Misilmeri, giusto? Sì, ma Misilmeri forte. Contro Don Carlo Misilmeri, ragazzi, voi conoscete tutti il Castel Termini, famosissimo, no? Certo. Castel Termini, Ciccio Castel Termini, lo conosci? Provincia di Agrigento. Provincia di Agrigento. Io mi sono allenato un anno con Corrado perché giocavamo a Castel Termini, col Campofranco. Ah, con Corrado. È vero, perché poi tu hai finito a Campofranco. Con Corrado allenato. Quindi tu hai finito la tua carriera a Castel Termini, tra virgolette. No, a Campofranco. Però dico, come allenamento. Aveva lo stadio inagibile e veniva a giocare. E quindi, tra virgolette, a Castel Termini hai finito la tua carriera. A 41 anni. A 41 anni. Quindi, allenatore Corrado. Hai visto? Giusto perché ha raggiunto quota 100, capito, con la pensione. Ma dico, hai visto il Castel Termini dove, no? Il Castel Termini era quinto, purtroppo in due sconfitte consecutive siamo precipitati giù, peccato. Però siamo comunque una rivelazione. Però ieri il grande Villabate ha fermato l'oratore San Ciro sullo 0-0 e Don Carlo Misilmeri ha superato l'oratore San Ciro. E là la lotta... Perché c'è un punto di penalizzazione il Villabate? Il Villabate c'è un punto di penalizzazione per gli stipendi. Sì, la Covisoc. Non ho idea perché hanno questo punto di penalizzazione. La Covisoc, certo. Mi devo informare. Vai, il Borgo Nuovo qua non c'è storia. C'abbiamo il Castelbuono là sotto, mi schivi. Il Borgo Nuovo qua, che mi schivi, non c'è storia. Vabbè, pazienza. Però almeno in alto... Abbiamo il Monreale. Il Monreale, però secondo te sarà facile che il Monreale possa rientrare... No, aveva confuso il Monreale col Misilmeri. Sì, sì. Non so come abbia fatto, ha bisogno di un oculista probabilmente. Vabbè, scusa, tra Misilmeri e Monreale come fai a confondere Misilmeri? No, lo so, ma in eccellenza quanto potevano 4, quanto vanno in eccellenza? Una, no, una diretta e poi fanno una che fai chi vince i playoff del girone e poi va a fare la finale con chi vince i playoff dell'altro girone. Non è facile. No, deve salire dalla promozione se non è diretta. Però la lotta qua è bellissima. Sì, va bene, mi chiamano. C'è Don Carlo Misilmeri, oratorio San Ciro, devi dire qualcosa. In estate finisce il suo campionato. La classifica della promozione del girone A è quella che ci dà la prova che essere credenti e religiosi paga alla fine, perché se vedete aiutati da l'oratorio San Ciro, Don Carlo, e sono i primi da inizio campionato. Oggi è chiaro. Cioè, capito? Questi volano. Hanno questi... un aiuto dalla provvidenza. Non mi spiego il Don Bosco niente, secondo me misterioso. Dobbiamo telefonare in alto, bisogna approfondire, telefonare in alto per grandi spiegazioni. Passiamo al girone B. È qua. Ah, peccato, rischia di mangiarsi il campionato questo. Che ieri poteva arrivare a più sette. No, qua veramente. Ma io aggredisco Daniel a questo punto. Daniel, io non ho visto la partita ieri, però. Allora, Cefalenium calcio è a 50 punti. Però ieri probabilmente è stata sospesa la partita. Ieri si è giocata Altofonte Cefalenium. È stata sospesa. Erano 50, ricordo domenica scorsa. Sì. Non ho visto che hanno fatto domenica. Però. E poi l'Altofonte era ultimo. Hanno messo 1-0 Giancarlo Ferrara con la sua coppa. Hanno perso 1-0 contro niente poco di meno che l'Altofonte. Fino a ieri ultima. Altofonte, guarda dov'è. Guarda dov'è dopo Daniel. La vittoria dov'è? E ieri Giancarlo dice, mi ha raccontato Daniel quando è tornato a casa, era felice, sono andati a mangiarsi la pizza tutti insieme, hanno festeggiato, era felicissimo, però che ha fatto? Molto felice. Comunque hanno perso 1-0, rischiano 2-1. Ah, 2-1, vero, 2-1. Però cosa? In partenza 95.
si può sentire. Vabbè, capita nel calcio. 95 e 25 secondi. Per favore. Dico, per ora capito, su 95. Ma è antipatico Galeota. No, siccome quanto hai detto 95? Lui 95 e 25 secondi. Peggio Noati. Peggio ancora qua. Comunque, e qua la lotta pure una bella lotta, anche se la Cefalium ha un passo diverso rispetto alle altre. Sicuramente l'anno prossimo questo giallo nero ce lo troveremo in eccellenza. Alla fine. Io spero per il CUS. Ma voi che siete grandi esperti di calcio, mi dite che secondo voi un giocatore tra l'eccellenza e la promozione che ancora fa la differenza? Cioè uno che è veramente un fenomeno, che magari la promozione e l'eccellenza sta stretta. Gian Piero Clemente, stiamo parlando di uno che ormai ha 41 anni, quasi a fine carriera. Come e io l'ho fatto pure a 41 anni. Lo so, ma io parlo di uno in prospettiva, un ragazzo. In prospettiva. Uno che vedete no, che aspettiamo. Se tu dici in prospettiva, non lo so, però un giocatore che secondo me ancora oggi, se sta bene, potrebbe, e c'è stato, potrebbe tornare in Lega Pro, è Benny Raci. E tra l'altro, noi abbiamo avuto un anno Benny, sì. Benny è uno che obiettivamente sposta gli equilibri. Sì. Benny è uno che sposta gli equilibri. Benny però già è stato professionista, quindi lo è già stato, dico, però ancora che gioca, lui chiede che giochi nella categoria. Sì, che giochi in categoria. Lui gioca in eccellenza ed è uno che onestamente tirato a lucida allenandosi in Lega Pro può giocare ora stesso tranquillamente. Tant'è che credo l'anno scorso lui abbia provato a Trapani. È andato a Trapani, non so perché non fu tesserato, però lui ci può stare benissimo, l'ho visto ieri. Ma sempre il Canicattì. Mi dite invece una cosa, ma una mia che 2000. No, caro mio. Un under che Antonio. Gioca in eccellenza e in promozione, secondo voi ci sono degli under che fanno la differenza in questa categoria? Che fanno la differenza? Secondo me che fanno la differenza no, perché se facessero la differenza non sarebbero in eccellenza. Che però fanno la differenza, cioè che da solo riescono. Io guarda, io sarei parte, io ho mio figlio che è un 2000, ha fatto 5 gol ad Alcamo, dico, viene da una Beretta, dico, però non fa la differenza, però secondo me dico può ambire ancora magari in Serie D, la può fare benissimo. Che sabato poi viene tuo figlio? Io so che ha un impegno. Ma ha detto che ci deve segnare sabato. Scusa. No, sabato è a disposizione all'allenatore, poi vediamo perché là. Ma che c'è? Non ti preoccupare, lascialo stare. Se il campo non è pesante. Si può fare male, lascialo stare. Ma solo vieni dove venire di avanzi. In campi battaglia lui si tira sempre fuori. Un balabbe. Dire che anche in questo girone, come vedete, i Santi sono in zona playoff. Sant'Anna, che è una squadra molto liquida, diciamo, scivolosa, l'acqua della Sant'Anna, Sant'Angiolese, e poi non mi spiegavo però cosa c'è da gioire per l'ultimo posto, cambiare il nome direttamente della squadra, mettere come sportiva. Triste, triste. L'importante per loro non è. L'importante per loro è partecipare. Sono felici di partecipare a questo campionato. Oh. Poi, no. Io tipo per il Milazzo, che è una squadra sempre simpatica, Milazzo che non fa rima con niente. Infatti, anche a me. Milazzo non fa rima, anche no, a me non mi fa simpatia il Milazzo. Dico, non mi fa simpatia, no, non per male, così. Io sono mia madre di quelle zone, sono diciamo antagonisti di Milano. Tu, allora, tu previsci la squadra portoghese, la nota squadra portoghese. Silenzio. Sì, la nota squadra. Non iniziamo. Okay, ma parliamo. Parliamo. Parliamo con Mister Cintura. Tu che è sotto le tue mani, sono passati tanti ragazzi. Quanti di questi oggi giocano in Serie D o in Serie C? In Serie C che abbia allenato io, nessuno. Allora, raga, cancellato prima. Quindi, se dipende da me, cambia da allenatore. Ho avuto qualcuno che si è affacciato nel mondo dei professionisti, però sempre a livello di settore giovanile. Però, come dico anche spesso a loro, quella è un'opportunità in più che ti viene data. Se tu passi da dilettantismo al professionismo, non è che vai a fare o vai a diventare calciatore. È sempre un'opportunità in più che ti viene data rispetto al compagno di squadra che l'anno successivo, anziché farsi gli allievi a livello regionale, te li fai a livello nazionale, e quindi ti affacci davanti ad una vetrina che in prospettiva ti potrebbe dare qualcosa di più, però lì vengono fuori tante cose. Intanto capire dove si affaccia questa vetrina, perché
secondo me affacciarsi a Palermo è più facile. Secondo me questa è una vetrina che si deve affacciare intanto fuori, fuori dalla città nativa, perché comunque questa la devi vedere anche come prospettiva di crescita generale. Cioè, il calciatore che si deve andare a formare, a fare professionista, già da piccolo deve abituarsi a quello che è uno stile di vita che richiede un sacrificio importante, che non è soltanto quello di interfacciarsi a livello calcistico con ragazzi più preparati, è quello di andare a scuola da solo, perché ancora oggi questi sono abituati che le mamme e i papà li accompagnano. Tutti. Accontentarsi di quelli che gli danno da mangiare, accontentarsi a sapere arrangiarsi anche, dice, cosa mi devo prendere, sto un pochettino male, invece la mamma gli misura la febbre anche quando la febbre non ce l'ha. Quindi è molto dire... Diciamo, la colpa è nostra come genitori. Non è di loro, ma è nostra. Non ti figlie. Posso dire cosa succede a casa mia, perché se mia moglie poi vede... No, ma abbiamo figli della stessa età, penso io, Ciccio e Peppa abbiamo figli della stessa età, quindi... Una volta noi quando giocavamo a pallone fuori e ci poteva uscire anche la rotola fuori in mano, la dovevamo portare a casa, Vabbè, ma io mi ricordo che si sputava nella mano e si passava a posto, adesso basta la sbucciatura, l'operatore. Adesso l'aiuta tanto la PlayStation, perché questi ragazzi a parte la scuola c'hanno la PlayStation. I telefonini. Dico, è una cosa ci sono distrazioni che prima non c'erano. Alla fine. Ma dico, da voi avete, scusa Clau, una mia curiosità, sì. Ma da voi avete, diciamo, problematiche di quelle che si sentono dire fastidiosissime con genitori che mettono bocca, vogliono dire. Perché. Non c'è risposto. E allora la posso fare una domanda ai ragazzi: ma quando un vostro genitore interviene con l'allenatore nei vostri confronti, ma a voi fa piacere o vi disturba? Perché io personalmente mi sentirei mortificato. Ma si sentono dire o è confermato che sia un dato di fatto? No. Ma perché non dite voi? Perché questa cosa è una piaga che sta diventando una piaga. È una piaga che in parte investe il discorso iniziale, il fatto che il genitore più partecipe, dall'altra parte è dettata dal fatto che rispetto ai nostri tempi oggi le scuole calcio sono sovvenzionate appunto dai genitori che pagano e vuoi o non vuoi hanno diritto a dire la loro. Esatto, e per questo io mi rivolgo ai ragazzi, posto che io sono sicuro che però hanno diritto se hanno tu diritto non li fai giocare. È un parolone, perché io pago, sì, io pretendo che mio figlio impari. Io dico sempre tutto si può dire nei modi dico io pretendo giusti, che però... mio figlio impari a giocare a calcio tra virgolette. È scuola di calcio. Ma non è soltanto già giovanissimi allievi non parliamo tanto calcio. Giovanissimi allievi non parliamo più di scuola calcio. Dopo la scuola c'è questa anche, passione. Anche, voglio dire, il calcio è realmente pedagogico, ma sul serio dico, non l'ho fatto nemmeno apposta, è veramente pedagogico, cioè anche la capacità dello sport di abituare ragazzini, indipendentemente dal fatto che ognuno sogni di fare la Serie A, ma abituare ragazzini al fatto che esiste la sconfitta, che esiste, che ci sia uno meglio di te, cioè quando uno affida a degli istruttori che sono come dei professori suo figlio, gli affida anche questo compito di essere capace di formarli allora, come individui. Io invece voglio fare un'altra domanda a loro. Quando i vostri genitori fuori dal campo mentre voi state giocando iniziano a inveire contro gli avversari o contro l'arbitro, no? Dico, tra virgolette, vergognate voi un po'. No, io non dico non so, però quando loro iniziano a litigare magari con gli altri genitori dell'altra squadra e succedono cioè è una cosa bella per voi che siete in campo? Non bisogna farci caso. Ma secondo me sai cosa? Però io farei inizierei una campagna. Bravo, una campagna. Sono d'accordo. Di fermare la partita. Vi fermate, loro litigano, voi fermate la partita e ve ne andate. Allora tanto si perde, si vince alla fine. Che ce ne frega? Che non sarebbe una bella idea. È un bel segnale. Qualcuno già l'ha fatto. Ecco, bravo, perché l'ho letto che c'è stato. Qualcuno già l'ha fatto, però sarebbe una bella idea anche. Mangiamo l'asta che il genitore sta tra. No. Ecco, genitore. Allora non ci saranno più partite in Sicilia. Io devo dire che era male. Non si giocherà mai. Però questo discorso è diverso da quello che facevamo all'inizio, sui genitori che si intromettono in quello. No, infatti ho fatto. Su questo punto di vista devo dire che fortunatamente dico può capitare quel giorno quel genitore un po' più agitato o eccitato, non so. Sì, però perché non gioca il figlio? Allora, no, in generale, anche quando il figlio gioca. Allora, io vedo finché sono giovanissimi allievi, ci può stare anche che magari i genitori hanno ormai i ragazzi sono grandi,
quindi ci sono magari c'è un'entrata più dura, che i genitori si arrabbiano e cosa, ma molte volte succede queste situazioni tra liti tra genitori anche nei piccoli amici, sì, quello sì, nei primi calci, nei pulcini, cioè assistiamo a scene, penso che devo uscire dal natore, ormai sono tutti attaccati alle reti, al calmarli, ognuno di loro dice al bambino così deve muovere, fai questo, fai quest'altro, vai avanti, vai indietro, marcalo, stai a destra. Io ho visto una finale 2006 domenica, sono rimasto scioccato, è diventato difficile, cioè c'erano attorno al campo 700 mister, perché è stato a Palermo, è stata a Misilmeri, sì. Ah. Ho visto una finale 2006, cioè tutti i genitori attorno alla recinzione che dicevano al proprio figlio quello che doveva fare. Pensa per un allenatore. No, è diventato una cosa, difficile. Una cosa difficile. Va bene, parliamo di Panormos. Beppe Cintura è l'allenatore degli Under 15 regionali, sì. Giusto? Che avete fatto domenica? Ieri abbiamo vinto 3-1. Ieri avete vinto 3-1, contro chi giocavate ieri? Giocavamo con il Calcetto che occupava la seconda posizione a 3 punti di distacco e siamo riusciti ad allungare... Dove sei? Dì, non ci vorrebbe chiedere la classifica. Prima in classifica, è la prima classifica che vedo che non c'è Calcio Sicilia prima. E il Calcetto appartiene sempre alla famiglia Calcio Sicilia, vabbè. Ah, ecco, però non c'è il Calcio Sicilia, però, quindi posto per questo. Vabbè, quindi primo in classifica, un bel campionato. Sì. E Daniel gioca? Daniel mi ha promesso che di lì a poco porterà i piedi di papà, perché lui è piedino un po' più fine, sì, perché sì. Invece papà che è cresciuto con io me lo vedevo piazza. Quando faceva le punizioni, sì, sì. Per lui ci vogliono si dieci... allenava solo a fare le punizioni, 10 cani attorno e lui solo che primeggia, capito? Però dico, gioca titolare? Titolare da, no, noi, dico, da noi siamo tutti titolari, vabbè, okay. L'ultima partita ha giocato titolare? Ieri no. Ieri, però devo dire che è una partita importante come giocati, no, non è vero, perché nel supporto dato alla squadra, così come tutti quelli che sono subentrati ieri e nella maggior parte dei casi ha dato il suo. La Panormos quando nasce? Quando è nata la Panormos? Ma più di 30 anni fa. Più di 30 anni fa, sì, sì. Il vostro campo di allenamento è in Villa Sant'Alfonso in Viale Michelangelo. Viale Michelangelo. Sono riusciti ad arrivare ad avere la prima squadra in Serie D, allora io ero piccolo, quindi... Quindi diciamo è una delle, delle prime scuole calcio tra virgolette, sì, sì, che sì, è nata a Palermo, no? Sì. E voi come dai piccoli, cioè, dai primi calci fino agli allievi siete tutti là? Sì, sì. Anche alla terza categoria. Non ha vinto uno scudetto giovanissimi, sì, nazionale? Scudetto nazionale ai tempi di Calaiò, Giordano. Quindi una bella società, una, sì, bella realtà palermitana. No, dico, se il Palermo tra virgolette fallisce possiamo ripartire dalla Panormos. Ma già ci chiamiamo Palermo, Panormos, Palermo Fenice. Ho capito, però abbiamo la Panormos, la Palmo, Valle, noi ci mettiamo Palermo. Palermo. Se arrivasse un, non lo so, un imprenditore dal nord, questa è la Panormos, poi la porta in Serie A, poi apre un bel centro commerciale con Catorus. Perché, certo, per differenza con Cadorna va lì Super Jetas. Però vorrei guardare con i ragazzi. Aspetta, ci arriviamo, ragazzi. Ma lascia sta classifica. Allora, il capitano dei. Alcuni, basta. Chi è il capitano? Capitano, vieni. Capitano, diciamo, capitano. Il capitano, però, mentre faccio un sottofondo da capitano. Sì, un sottofondo da capitano. Hello. Visto che parliamo di Panormos, facciamo salire anche Mister Cerro, che è il mister 17. Degli allievi, no? Gli under 17. Degli under 17. Mister Cerro, vieni. Adesso l'ha detto che... Mister Cerro ci... questo... È nel podio del padel per adesso. Mister Cerro. Allora, Mister Cerro, tu alleni gli under 17, che avete fatto domenica. Abbiamo vinto 2-1. Vediamo la classifica degli under 17, vediamo, no, come sono combinati loro. Dove sono? Dai, lo trovo. Ah, vabbè, dai. Anche la regia si rifiuta di mandare. Allora, 29 punti. Dai, a due punti da terzo posto, no? Sono 2 punti da terzo posto. Ma dico, molte squadre già... Tra l'altro lui ha effettuato il turno di riposo. Partita...
una partita in meno, quindi meno male non sei nato da me, ce la possiamo fare. Qua c'è il Bombastone, c'è il Bombastone è sempre collegato al calcio Sicilia, esattamente, sì, sì. No, è sempre collegato alla salute della religione, è il Bombastone anche, cioè, allora qua diciamo per avere fortuna nel calcio bisogna chiamare la squadra con un nome. Beh, ma noi abbiamo il campo Villa Sant'Alfonso, e infatti siete primi. Ah, vero. Di qua no. Allora, mister Cello, ti do un attimo il microfono, tu mi devi dire se è facile o difficile, visto che voi due penso che dovete collaborare in qualche modo. Noi siamo... E mi devi dire un difetto e un pregio di mister Cintura. Però tranquillo, tranquillo. Fa fatica a trovare il pregio. Per non scendere a pollice. Io ce l'ho, quanto tempo? 18 minuti. Questo caso sì, amico. No, dillo, un difetto, dillo. Uno dei tanti, dillo. Un po' burbero, un po'. Si arrabbia. Incazzoso. Vabbè, il resto è un buono, una persona buona, è molto preparato, tutto il suo mestiere. E ripeto, mi si trova molto bene. Ormai da 3 anni collaboriamo attivamente, ma già noi ci conosciamo anche con mio padre, si conosceva da anni. Ormai è uno di famiglia. Prossimo invitato alla mia nostra. Ti sposo. Adesso mi sto preparando. 32 faccio il tutto. Ti sposo. Auguri, certo. Bello. Bella macchina di ieri. È un buon motivo. Non mi ha messo un altro matrimonio. Vediamo quanto prego. Mister, io ti volevo chiedere una cosa veloce. Questa piaga degli infortuni di questi ragazzi che spesso si fanno male, secondo te può essere attribuita alla piaga che affligge diciamo, l'umanità da un paio di anni a questa parte, cioè i risvoltini? Ne abbiamo tanti, anche se uno sta finendo. Cioè, più ora questi jeans che vanno a stringere, ma non sono più alti, ora l'acqua a casa di nuovo. Sì, coinvolgiamo il capitano, dove chiediamogli se si fa il risvoltino. Nonostante quest'anno senza sia stato più lungo. Vabbè, la tuta, con la tuta non si possono fare. Vogliamo ringraziare, penso si unisce anche a me, mister Cinto, per ringraziare Gaetano Napoli. Perché se parliamo di infortuni, noi stiamo bene fondamentalmente, con tutte e due le squadre, e chi si accomuna. Professore Gaetano Napoli, quindi è giusto anche ringraziarlo. Con Lino Campofiorito che è caldo. Guarda, ma io volevo farvi una domanda. Perché avete lo stemma del Parma? Perché quest'anno siamo tornati alle origini del gemellaggio col Parma. All'inizio quando è nata la Parma non fosse la giornata col Parma. Veramente a Parma. Ora siamo ritornati al vecchio gemellaggio Parma e speriamo porti anche fortuna. Oltre che c'è qualcosa in più per questi ragazzi. E questa è una cosa buona, l'altra volta sono venuti quelli alla Juventus, la prossima volta invitiamo qualcuno. Io voglio chiedere una cosa al capitano, come ti trovi lì al Borussia Dortmund? Mi trovo abbastanza bene in questa società, perché appunto il lavoro di tutti gli allenatori, dello staff, dei dirigenti soprattutto il modo in cui ci allenano e come lavoriamo, favorisce appunto per la crescita del ragazzo. Sia a livello tecnico che a livello caratteriale a me mi suona di preparato sotto minaccia. Scusa, lui è troppo, cioè, io non lo so perché però salgono capitani qua troppo preparati, no? Secondo me lo sanno. Possiamo chiamarne uno a caso, Davide, possiamo chiamare a Davide. Siete sotto di un gol, c'è l'intervallo. Ieri siamo andati sotto. Cerchiamo di caricare la squadra nel miglior modo possibile. Cerchiamo di caricare chi? Tu sei il capitano. No, la squadra. No, cosa gli dici? Siamo a vicenda la nostra squadra, appunto, come è successo anche ieri con la partita contro il calcetto, siamo andati in svantaggio nei primi 5 minuti. E appunto ci siamo aiutati a vicenda, caricandoci, appunto giocando sempre la palla, mantenendo sempre il nostro stile di gioco e non facendoci prendere dal panico o appunto per prenderci dal panico. Allora, chi è che...
Può andare a Tiki Taka, ma volevo fare una domanda. Ieri avete preso un gol a 5 minuti all'inizio della partita. Sì. Di chi è stato? No, no, tranquillo. Sono 4 chiamati in casa e questa settimana si alleneranno a pigliare pallonate nello stomaco. E chi sono questi 4? I 4 della barriera che si sono aperti. Sulle mani. Ah, 4 della barriera? Non mi interessa. Sta settimana barriera 4 punizioni, mira sullo stomaco. Non ma perché Ide è giovanissimo. Sì, questo è under 15. Allora, Pietro, come parli tu, Pietro, che già... Che volgarità, che volgarità. Ma manco Minala. Evitabile, evitabile. Allora, però, ok, però, grazie mister Cerro, grazie. Okay, faccio un applauso al grande capitano, però che siamo qua, ragazzi. Voi non lo sapete, ma mister Cintura ci ha detto prima di iniziare la puntata: io questa sera voglio fare felici i miei ragazzi e canterò per loro una canzone. Facciamo un applauso a mister Peppe Cintura. Bravo! Beppe, non ti preoccupare. Canta! Non se l'aspettava. Allora, dimmi un cantante che ti piace, velocemente. Massimo Ranieri. Massimo Ranieri. Non ce l'hai la voce? Piaceva a mio padre. Okay. Ragazzi, voi siete molto giovani, magari non la conoscete. Questa però, io dirò delle parole. La prima strofa è: adesso andate via. Prima dico. Adesso devi, non è che ve ne andate, cioè, vabbè, l'estate qua, eh? È quella difficile, penso. Scegliere una allora. È legata al calcio. Legata al calcio. Quanta emozione un calcio ad un pallone. Non lo so. Ma la Sassuolo. Erba di casa mia. Erba di casa mia. Non legata alla droga. Ah, erba di casa mia. Le canzoni devono essere a tema. No, erba di casa mia. Io. Erba di casa mia. Andavo via quanta emozione un calcio ad un pallone, tu che dicevi piano amore mio ti amo. Per televotare il mister e il 41, Sanremo 1965. E allora facciamo un appello, concludiamo questa puntata, vi prego di stendere questa sciarpa e metterla magari, diciamo, nel modo giusto. Okay, ragazzi, venerdì andiamo tutti allo stadio Palermo Brescia, riempiamo la favorita, riempiamo il Renzo Barbera, va bene? Allora, forza Palermo, grazie ai ragazzi della Panormus, grazie a Pietro e a Dragna, grazie a Ciccio Galeotto e grazie a Peppe, mister Cintura. Io e Corrado Vitto vi diamo l'appuntamento fra 15 giorni, ringraziamo i nostri sponsor. Allora, Baria Caffè, Il Regno Italia, Zona Ottica e poi Clinica Veterinaria Zarcone. Un applauso. Clinica Veterinaria Zarcone. No, una volta che ho sbagliato. Dislessia, la vai conclamata. Di origini serbo-croate. Vabbè, concludiamo, grazie. Una buona serata a tutti.